Primo incontro per la sottoscrizione di un accordo di collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Copenaghen per veicolare l'immagine del nascente Museo Degas di Cicerale. La Danimarca è un buon target per il turismo nel Cilento. Ci sono i voli aerei diretti Ryanair su Napoli e i danesi, turisti e autospendenti, sono interessati alla cultura italiana e alle bellezze naturalistiche, lo dice il sindaco di Cicerale, Gerardo Antel. Ho incontrato eh, tutto il corpo diplomatico per avviare una serie di contatti e per portare turisti a Cigerale non solo tutta l'area del Cilento. Copenaghen è soltanto la prima tappa eh, di un grande tour che farò nel prossimo anno e che toccherà paesi importanti come la Russia, come gli Stati Uniti d'America, andrò almeno, in almeno tre città, San Francisco, Los Angeles, New York e probabilmente Chicago, uh, andrò in Germania, a Francoforte, uh, in Svizzera, a Ginevra e a Zurigo uh, e poi in, uh, in Bulgaria, in uh, Albania, uh, Repubblica Ceca, insomma girerò un po' tutta l'Europa perché è, eh, insomma, prima di partire con una grande opera che segnerà la svolta del paese, la svolta del comune che diventerà un grande attrattore turistico dell'arte contemporanea, bisogna promuoverla. Quindi a Copenaghen, ad esempio, ho stipulato accordo, accordi con otto tour operator per inserire Cicerale e il museo. Ed Gardega nei loro pacchetti turistici per il 2022. Farò la stessa cosa un po' in tutto il mondo perché questo è il compito di un amministratore, quello di innanzitutto di promuovere nel mondo un'eccellenza che sarà questa del museo perché ci sono opere di primissima arte che sono realizzate da artisti di almeno 20 paesi è un grande museo internazionale di arte contemporanea. Quando sarà prevista l'inaugurazione? Non so se già avete in mente una data oppure possiamo ecco, dare un'indicazione ai telespettatori di Centocianne cento che ormai attendono questo museo all'aperto davvero con tanta emozione. Non è soltanto all'aperto, c'è una parte di musei all'aperto, della parte open air Vedete il grande antropologo francese Amsel diceva, eh, tuonava contro le opere incarcerate l'incarcerazione delle opere d'arte, quindi una parte delle opere saranno all'aperto perché tutti i progetti dei, eh, dei musei open air, partito proprio nel nord Europa, in Svezia e poi si è propagato un po' giro per il mondo, anche in Italia ci sono alcuni musei open air eh, però non basta, noi abbiamo, avremo anche delle opere molto quotate che alloggeremo in due strutture che stiamo realizzando nel territorio comunale, proprio sotto il Palazzo De il Palazzo Primicile Carafa De E quindi sarà, stiamo riqualificando per il momento la piazzetta, realizzeremo le opere, sicuramente inaugureremo prima della fine dell'estate.